sono felicissima di aver incontrato la BT 5 anni fa, e se no non sarei felicissima di essere qui in questo momento. Nel senso che con tutte le prove che la vita ci offre, la BT per me è stata un po' la via, no un po', è stata la via che mi ha permesso di arrivare davanti a cose veramente pesanti e toste e dire vabbè, queste sono loro, questa sono io. E per me che mi sentivo sempre un tutt'uno con tutto quello che succedeva intorno a me, quindi causa, in qualche modo la colpa, in qualche modo ragione per cui se quella cosa è successa io ho una mia parte, che c'è, non è che non c'è. Però adesso quello che posso dire rispetto a 5 anni fa, che riesco a vederla come appunto grazie alle mappe, e dire ok, c'è questo, cosa anche io ho la responsabilità di quello che sta avvenendo, però anche non sentirmi anche agita di conseguenza a quello che può essere la prima reazione, no? E quindi anche la mia reattività e tutto, cioè sapermi vedere da uno spazio che non è, ci sono, lo vedo, però non vengo soltanto agita da quella cosa, ma la vedo in modo in cui mi agisco, e anche quando invece vengo agita da questa mi rendo conto che lo faccio. Prima tutto questo non esisteva. E la cosa che anche mi viene in mente molto, che adesso anche a livello più pratico porto anche fuori, quindi non solo per me ma anche ai clienti, che vedi che quello che la BTA ha fatto, quello che tu hai fatto, quello che la metodologia ha portato a me anche, è che mentre prima ero molto più anche attaccata magari agli orisha, all'archetipo, a tutto quello che rappresentavano, per cui anche delle volte con giudizio quando non c'era il canto o piuttosto la parte ritualistica, dicevo no cavolo quella no, e vedevo in te questa parte che dicevo cavolo, però no, quella parte che dicevo beh, c'è qualcosa che ancora non vedo, se ancora sto giudicando questa cosa, no? E poi adesso effettivamente il salto, perché vedi che tanto questa cosa del linguaggio, che quindi più il linguaggio è semplice, più mettiamo in gioco meno codici tra virgolette e più si arriva, perché fondamentalmente quello che la BTA ha fatto, quello che tu hai fatto e quello che pure tu hai colto è portare tutte le filosofie, tutte le letture, tutte le visioni di tutte le culture unite nella parte però più semplice, il linguaggio più semplice che arriva più all'anima attraverso delle mappe che, cioè, ci puoi stare pure sopra anni, perché certe a voi a te ancora devo capire. Però poi dici, ah ecco, il famoso ah ecco, e dici, eccola. E ce l'hai tutto in mano. Cioè, quello che tu hai fatto è trasferirci in mano come un bel libro di, no? Dici, cavolo, questo è così. Cioè, devi essere coccio proprio, cioè devi avere ancora proprio un grandissimo muro per non vederlo e saper riconoscere che c'è. Per me questo la BTS sta facendo tuttora. Quando invece di prendermela con quello che è fuori, ok, questa è un'opportunità in realtà, mi sta facendo specchio a qualcosa che è mio. Quindi cosa? E quindi è un continuo dialogo con me stessa. E per me è una cura totale, perché tutte le volte, anche quelle più difficili, in cui dico, però se succede questo, ci sta che mi incazzo, ci sta che ci sto male, ci sta che ci sta tutto, è giusto, però lo guardo, lo osservo, non divento quella cosa lì. E quello che dicevo prima, che anche a livello, quello che mi sento tanto, che posso veramente ringraziare la BTE, che mi ha dato modo di saper gestire queste cose in un, cioè anche se io magari poi sto stressata, mi ho fatto tardi, oddio, sì, mi vivo anche quello, però poi so anche che c'è quello spazio in cui posso tornare a casa e dire sì, però c'è anche questo, e quello che sto facendo ancora, che ancora devo allenare, perché comunque gli schemi e tutto stanno lì, non è che l'ho proprio chiaramente buttati tutti giù, però almeno mi rendo conto che ci sono e li posso anche lasciare, posso scegliere di rendermi conto che ci sono loro, ma ci sono anch'io. E posso prendermi quello spazio in cui io, ok, sto in ritardo, sto quello, ci stanno 2000 problemi, però sto pure in pace. Quello spazio di pace so come ci si può tornare. Ma non illudendomi che sto lì e non c'è il resto, ma guardando quelle cose lì da quello spazio là. E per me è tutto. Cioè, al momento poi, soprattutto nei momenti ancora più difficili, uno si rende conto che è l'unica cosa che possiamo fare.